Allo stand di Confagricoltura, la fiera Chi di Rimini, si è appena concluso un incontro sulle comunità energetiche. La normativa è pronta, Ministero e GSE hanno pubblicato le regole che dovranno essere eseguite da comunità locali e imprese per la costituzione di questi nuovi organismi giuridici, che permetteranno produzione e distribuzione in loco con autoconsumo dell'energia elettrica. Tra gli ospiti di oggi c'è stato anche il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti. La sua amministrazione ha avviato questo progetto ormai da tempo, il suo comune è pronto. Oggi appunto ci ha raccontato la sua esperienza. Sì, con l'ultimo decreto, quello di gennaio, qualcosa è cambiato, o per meglio dire qualcosa è stato specificato più nel dettaglio. Questo ha portato a un piccolo rallentamento nella costituzione della nostra CER. Come amministrazione avevamo iniziato circa un anno fa a promuovere e ragionare con gli interlocutori della nostra comunità sulle comunità energetiche. L'ultima modifica sulla specifica che chiariscono che gli impianti solo potranno essere considerati solo impianti allacciati dopo la costituzione della CER, hanno fatto sì che dovremmo cambiare alcuni nostri partner in questa comunità energetica, ma procederemo col nostro progetto. Noi come amministrazione abbiamo creduto molto sin da subito nelle comunità energetiche. La forza della comunità energetica sarà quella di uniformare e armonizzare la curva delle produzioni con la curva dei consumi. Ecco che allora tutta la platea di una città costituisce questo: da un lato chi è un energivoro di energia elettrica durante le ore giornaliere, con chi invece la produce e non la consuma in quei momenti, quindi uffici, banche, uffici pubblici, enti come il nostro, insieme ai singoli cittadini o grandi aziende come quelle dell'agrivoltaico. Sono qui presenti Tommaso Maria Galassi per Edison Energia e Andrea Guzzetti per Edison Next. Partiamo dal ruolo di Edison Energia. Come una società importante come Edison si adatta al cambio di paradigma introdotto dalle CER? Quello che serve è iniziare a prodursi l'energia che serve. Quindi la prima soluzione, quella in assoluto a più alto impatto, è quella in cui l'impresa agricola installa un impianto fotovoltaico per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Poi la comunità energetica interviene per ottimizzare questo investimento, perché questo impianto fotovoltaico avrà comunque un eccesso di produzione che viene immesso in rete. Questo eccesso di produzione, se l'impianto è all'interno di una comunità energetica, genera un margine aggiuntivo per l'impresa agricola che ha fatto l'investimento. Cioè, se si vuole massimizzare il rendimento e abbattere veramente i costi dell'energia, bisogna passare da un sistema di fabbisogno energetico alimentato con combustibili fossili a un sistema elettrificato. Quindi come si gestisce questa complessità? Ormai produrre e installare un impianto fotovoltaico è una cosa, una tecnologia matura, e la complessità delle comunità energetiche va ben oltre la complessità tecnica della realizzazione degli impianti. È una complessità che riguarda la parte giuridica, quindi la creazione di un nuovo soggetto giuridico. Ecco che allora affrontare un percorso di creazione di una comunità energetica è un percorso da affrontare per step, sicuramente identificare gli impianti, le superfici su cui realizzarli è importantissimo, successivamente si identificano i consumi per poter poi effettuare un bilancio energetico tra produttori e potenziali consumatori, e si può identificare anche chi vale la pena coinvolgere perché la comunità abbia un senso. Successivamente si identifica il soggetto giuridico più adatto e ci si deve poi dotare degli opportuni strumenti di gestione, sia a livello digitale che poi anche di strutture organizzative, per poter permettere alla comunità sia di mantenere quel bilanciamento tra produzione e consumo in maniera efficiente, sia poi di potersi espandere e portare il massimo valore sul territorio.